Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi spiegherò come preparare uno degli aperitivi più famosi in questo momento in Italia, ovvero il Negroni. Il cocktail filiato tra il 1919 e il 1920 da Camillo Negroni, assiduo frequentatore del caffè Casoni, che successivamente divenne di proprietà di Roberto Cavalli. Lui decise di voler cambiare la ricetta classica che c'era all'epoca dell'americano, decise di voler sostituire alla soda il gin, in onore dei tantissimi viaggi che in quel periodo faceva verso Londra. Oggi io vi spiegherò la preparazione, le dosi che bisogna usare per preparare questo cocktail. Per la preparazione di questo cocktail andremo a usare un old fashioned. Inizialmente raffredderemo il bicchiere in maniera tale da averlo già bello ghiacciato. I prodotti che andremo a usare all'interno saranno 3 cl di Gordon Gin. In questo caso ho scelto il Gordon perché il Gordon è il gin, London Dry Gin per eccellenza, nato, secondo la leggenda, nato apposta appunto per la miscelazione dei cocktail e in questo caso nato proprio per la miscelazione del Negroni. Bitter Campari, Vermouth Dolce Martini Rosso in questo caso. Raffreddato l'Old Fashioned, come unità di misura appunto abbiamo detto 3 cl di Gordon London Dry Gin. di Bitter Campari. di Martini Rosso. Riempiamo il bicchiere di ghiaccio. Misceliamo il tutto. E andremo a guarnire con una fettina di arancia. E una scorza di arancia. Ecco a voi il Negroni.